Dimenticatevi la catena di montaggio e gli operai. Oggi gli artigiani si chiamano makers e la fabbrica si trasforma in laboratorio open source. Shop, reverse, shop. Il futuro si è fermato anche a Terni, l'hanno chiamato Green Tales ed è il primo Fab Lab made in Umbria. Nel 2013 sono i primi ad investire nella stampa 3D. Condividendo un sogno, che è quello un po' di partecipare a questo cambiamento che ci sta trasportando verso la cosiddetta terza rivoluzione industriale. Presa, stampante 3D è fondamentalmente un PC. Con queste macchine si realizza qualsiasi tipo di prototipo, il modello alla base di ogni processo manifatturiero. Quello che vedi è una classica cover di un iPhone 4 che viene realizzata all'incirca in 45 minuti, un'ora, e stiamo su un costo di 2,85 euro a centimetro cubo. I prototipi prima dell'avvento delle stampe 3D costavano tantissimo perché erano fatti o di legno o in polistirolo ritagliato. Arriva il file in 3D, che è questo. Esportiamo in STL, che è la stereolitografia, che praticamente suddivide il file in strati sottilissimi, che poi la stampante interpreta e riproduce. Andiamo a vedere se è partita. Condivisione ma anche business. Per creare questa officina creativa hanno fatto affidamento anche su finanziamenti pubblici, che però non durano per sempre. E per continuare devono adattarsi alla dura legge del mercato. Noi facciamo questo di lavoro, chiamandosi lavoro deve per forza avere a un certo punto uno sbocco economico. E la startup sembra essere la strada giusta. Crei un'idea, diventi attrattivo se l'idea è buona, trovi comunque chi te la paga, a quel punto hai fatto un'impresa, si chiama.